Beppe Grillo a Milano all'Assemblea dei soci delle Ferrovie Nord dopo gli scandali che hanno portato alle dimissioni del Presidente. Vinceremo le elezioni regionali, poi chiudiamo le regioni, ha affermato il leader dei 5 Stelle. Sentiamo l'inviata Claudia Mazzola. E ancora Grillo. Nei panni dell'azionista di minoranza, quello che arriva a Milano all'assemblea ordinaria delle Ferrovie Trenord, tra le mani una clessidra. Signor Grillo, perché c'ha la clessidra in mano? Perché è il tempo, è un senso del tempo. Andiamo a queste partecipate, sai? Si chiamano partecipate perché bisogna ogni tanto uno partecipa. Io sono azionista, sto tutelando 9 azioni. E ho perso già 1,50 euro. Grillo replica un format già rodato con Telecom, con Montepaschi una decina di giorni fa a Leni. Ordine del giorno, l'approvazione del bilancio e l'indicazione del nuovo CDA. Dopo le dimissioni del presidente Norberto Achille, indagato per rimborsi spese. Anche stavolta Grillo legge. Poche pagine che puntano il dito contro la presunta mancanza di trasparenza e di onestà nella gestione della società. Crediamo che ci siano presupposti per chiedere un'azione di responsabilità verso il management. Ma voi, per favore, non azzardatevi a pagare buone uscite a chi ha oggi sottratto soldi alle casse della nostra società. Noi siamo qui per proteggere gli onesti che lavorano in questa azienda, nessuno show, unica concessione questo fischietto. Per ricordare che esiste una proposta di legge, fischiare nel fischietto appunto, che tutela le persone interne ad un'azienda che denunciano operazioni che la indeboliscono. Poi sulle elezioni dobbiamo vincerle per abolire le regioni.